Torniamo in diretta con noi Matteo Faini, coordinamento del coordinamento famiglie affidatarie. Buonasera Matteo. Buonasera, buonasera a tutti. E è un'associazione? Noi siamo un'associazione, sì, siamo un ente del terzo settore, un APS, siamo orgogliosamente nel RUNZ da qualche mese. Benissimo, e tu cosa sei? Io Presidente? faccio parte del consiglio direttivo del coordinamento famiglie affidatarie e sono presidente di un'associazione, di una delle varie APS che compone il coordinamento. Il coordinamento è un APS formato da APS, ecco, per cui io sono il presidente di una di queste. Certo, poi parleremo anche di un progetto all'interno che è stato lanciato appunto all'interno del coordinamento famiglie affidatarie. Affidamento, come funziona? L'affidamento funziona che a volte capita che nelle famiglie ci possono essere delle difficoltà e quindi in questo caso può capitare, se le difficoltà sono un po' grosse, magari c'è una situazione anche di degrado, che il giudice, perché è sempre il tribunale dei minori che decide, disponga l'allontanamento dalla famiglia. L'allontanamento può essere verso una comunità, ma anche verso un'altra famiglia. La famiglia affidataria, appunto. La famiglia affidataria quindi accoglie per al massimo 24 mesi, questo dice la legge, poi magari ci sono anche delle proroghe, accoglie un minore o più minori nella propria vita, nella propria famiglia per 24 ore al giorno diventa un figlio, una figlia in più. Certo, quali sono i requisiti che devono avere le famiglie? Nessun requisito particolare rispetto all'adozione, che è molto più stringente, l'affido è un po' più semplice. Deve avere un grande cuore, un po' di amore da donare, un po' di tempo, uno spazio in casa, perché è giusto che il minore, tutto viene fatto per l'interesse del minore, per cui giustamente il minore deve avere un piccolo spazio e un po' di tempo, un po' di amore da donare. E io dico sempre anche la tenacia del poter dare amore anche se i risultati non vengono subito, 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 perché è difficile essere in affido, essere strappati dalla propria famiglia di origine. Magari è una famiglia complicata, con difficoltà, ma è sempre la famiglia. Essere trasportati in un'altra famiglia che ha i suoi ritmi, le sue abitudini, è difficile. È difficile essere in affido, è difficile a volte anche avere in affido, ma è molto bello. E il mondo con l'affido è un mondo un po' migliore che un mondo senza affido. A me piace Io dirlo così. ti ho chiesto quali sono i requisiti delle famiglie, ma possono anche i single, Anche i uomini e single, anche donne, in, esatto, sì, rispetto accogliere all'adozione, un affido? esatto, non c'è bisogno di essere sposati, volevano bene le coppie sposate naturalmente, le coppie conviventi, anche i single possono farlo, e per questo che è un po' più semplice, ma c'è ancora tanto bisogno di famiglie Certo. affidatarie. Ci sono supporti nei confronti delle famiglie? E i servizi sociali lavorano per questo. Noi come coordinamento famiglie affidatarie, quindi come privato sociale, come ente del terzo settore, cerchiamo proprio di fare questo, di fare un po' di promozione all'affido, cioè far sapere che c'è, che si può fare, e accompagnare le famiglie prima, durante e anche dopo l'esperienza dell'affido. Perché fare affido co coordinamento significa fare affido insieme a un'associazione, a un gruppo, a una rete, non essere da soli, perché a volte potrebbe essere un po' difficile. E i bambini che vengono, cioè, che vengono accolti sono bambini della stessa regione, della stessa nazionalità, dall'estero? Solitamente sono nella stessa provincia, nella stessa regione, la nazionalità varia, la religione varia, sicuramente sono minori, perché l'affido è un istituto temporaneo per minorenni, per cui da 0 a 18. Possono essere anche bambini piccolissimi, oppure possono essere adolescenti che magari hanno 16 anni, sono in comunità e dopo un po' che uno è in comunità forse sarebbe meglio che andasse in famiglia, E se come ci possibile. si avvicina a tutto questo? Una famiglia oppure una persona che deve fare per conoscere la vostra realtà e poi fare un primo passo? Spesso è una telefonata, è una visita al nostro sito internet, è una chiamata, è un incontro alla festa dell'Aquilone, dove io ho regalato un palloncino a un bambino e la mamma mi ha chiesto: ma cosa fate voi? Ci installa un piccolo rapporto, un piccolo contatto, poi ci si incontra. Noi facciamo anche dei corsi di formazione per diventare famiglia affidataria, ma all'inizio sempre un sorriso. Bello il tuo entusiasmo, Io sono complimenti famiglia Matteo. affidataria, per cui sono, sì, ho questo ruolo nel direttivo, ma la vivo in casa, insomma, la Più di vivo. una volta? Sì, ho avuto un affido molto breve di 6 mesi e adesso ho invece un affido che dura da 9 anni. Ecco, come cambia il tempo? È dettato in base a Quello che viene cosa? deciso è sempre il Tribunale dei Minori che Sì. decide, né nessuno, né il coordinamento, né nessun altro può scegliere. Dipende come si evolve la famiglia d'origine, perché lo scopo dell'affido è, intanto che la famiglia di origine si sistema, cerca di sistemare i suoi problemi, io porto il minore in un'altra famiglia. Dopo 2 anni proviamo a farla tornare. Se però
i servizi si accorgono che questa cosa non è possibile, eventualmente c'è una proroga. E quindi davvero dipende da cosa capita. L'affido è veramente un essere un pochino pronti a come a quello che succede, a quello che capita, e tu non puoi saperlo prima. Certo. E una volta, perdonami, una volta che poi il bambino torna nella propria famiglia, la famiglia che l'ha accolto perde. No, non perde totalmente i contatti. È ovvio che c'è un momento di dolore, c'è un momento di distacco, e questa è la cosa che spesso blocca le famiglie. Come potrò io resistere al distacco, al dolore del distacco? Certo, il dolore del distacco ci sarà. Però anche quando tuo figlio esce di casa, magari Va esatto, all'università, a a Roma o a Venezia, esatto. Torino. Per cui no, l'affido finisce, la bambina, il ragazzino, la ragazzina torna nella sua famiglia d'origine. E si mantengono poi i rapporti come uno zio, un amico di famiglia. Io credo Certo. che, anche perché negli anni in cui il bambino è vissuto, per esempio, da me, ma la famiglia d'origine è stata incontrata regolarmente, si crea un rapporto anche con la famiglia d'origine. No, quindi, rispetto all'adozione, c'è un rapporto con la famiglia d'origine, e quindi dopo l'affido probabilmente si continuerà a vedersi, non con la stessa frequenza e Certo, intensità, chiaramente. ovviamente. Allora, parliamo anche del progetto Famiglie per Mano. E di che si tratta? Famiglia per Mano è un progetto, il nome è evocativo, è un progetto di affiancamento familiare, di accompagnamento familiare. L'idea è quella di una famiglia che è in difficoltà, ma difficoltà non così gravi da dover disporre un allontanamento, però è una famiglia che ha bisogno di un supporto. La famiglia per mano, la famiglia che aiuta, si mette a fianco di questa famiglia e dà una mano alla famiglia e al bambino soprattutto, perché sempre l'obiettivo è sempre il benessere del minore. Questo è scontato, ma è meglio dirlo. E si mette a fianco e dà una mano nelle modalità e nei tempi che si dimostrano essere utili. Per esempio, se la famiglia avesse difficoltà ad andare a prendere il bambino a scuola o a fargli fare i compiti, oppure a portarlo alle partite o agli allenamenti di sport o alle attività socializzanti che ci sono, la famiglia d'appoggio, la famiglia per mano, potrebbe appunto andare a prendere il bimbo, portarlo, tenerlo a casa a fare i compiti tutti i weekend, tutti i giovedì, tutti i martedì, dipende, il progetto si costruisce, non si può Certo. sapere prima, dipende dall'esigenza, però non hai il bambino 24 ore al giorno in casa tua, è una famiglia di appoggio, ce È un l'hai po' qualche come ora. uno zio, una zia, Esatto, insomma, gli zii che esattamente. subentrano, i nonni in alcuni casi. A proposito, prima non ti ho chiesto, c'è un limite di età per l'affido? Non è Cioè. un limite rigido fissato per legge. È ovvio che un bambino di un anno forse non verrà dato a un 65enne, perché magari la differenza di età e le energie possono venire meno. Però non c'è una regola che nell'adozione, per esempio, c'è, nell'affido no, è tutto un pochino più Legato anche al buon sì, al buon senso. senso, esatto. Poi sono i servizi sociali, il tribunale che decidono, non Certo. decidiamo noi. Ci sono dei corsi di formazione per le famiglie che decidono di aiutare? Sì, sia per le famiglie affidatarie che per le famiglie per mano prevediamo dei corsi. Ovviamente il corso di preparazione alle famiglie per mano è un po' più easy, un po' più tranquillo, più semplice rispetto al corso che peraltro stiamo vivendo in questi giorni della famiglia affidataria. Però sì, fare affido col coordinamento significa non essere soli, né prima né durante. Per cui un corso prima per sapere come funziona, cosa dovrai probabilmente fare, noi cerchiamo un supporto di darlo. Perché l'equipe tra l'altro prevede un assistente sociale, un educatore, uno psicologo, quindi non si è soli e un po' di formazione c'è. Anche in questo caso, anche single Anche possono, single, anche nonni, anche nonne. assolutamente. Perché magari davvero l'esigenza è solo quella di andare a prenderlo tutti i giorni all'1:05 fuori da scuola e magari il Certo. genitore non ce la fa perché lavora, perché ha avuto un'operazione, è in terapia, non lo sappiamo. Allora veramente il nonno potrebbe andare a prendere e tenerlo a casa e magari offrirgli il pranzo o la merenda forse, oppure il weekend, Il dipende. gelato, una passeggiata al Ma sì, parco. ma perché no? In questo progetto è fondamentale che la famiglia di appoggio abiti nelle vicinanze appunto della famiglia Sì. da aiutare. Sì, rispetto all'affido è necessario perché gli incontri potrebbero essere magari uno al giorno, 5 a settimana, devi essere nelle vicinanze, devi essere a qualche centinaio di metri per poter essere efficace. Non è possibile che il viaggio andata e ritorno verso la famiglia sia ostativo, deve essere qualcosa di abbastanza naturale, deve essere il tuo vicino di casa che non sapevi che avesse difficoltà. Ecco, io me la immagino un po' così. Poi, Questo può prego. in un modo o nell'altro, come possiamo dire,
allontanare un allontanamento dei minori dalla famiglia di origine? Tu mi chiedi se ha un'ottica preventiva? Sì. Sì, ha un'ottica preventiva. Se è appena appena possibile evitare il trauma dell'allontanamento, perché un piccolo trauma lo è, anche se l'affido è nato d'amore, ma il trauma c'è, se appena appena è possibile bisogna evitarlo. Se poi i servizi sociali e il giudice e il tribunale decideranno altrimenti, quello lo vedremo, ma l'ottica è preventiva e quando si può lavorare di prevenzione, non devo dirlo io, bisogna lavorare il prima Quindi è possibile. tendere una mano al minore, ma anche alla Alla famiglia famiglia, stessa. proprio famiglie per mano, l'idea è proprio delle famiglie per mano, una famiglia che si rende conto che non può dare al minore il supporto, l'aiuto, la presenza costante di cui avrebbe bisogno e quindi interviene uno zio esterno, uno zio che non sapeva di avere. Torniamo alla figura appunto dello zio. Lo zio dà la mano al nipote, ma anche Ma al anche, fratello, al ma perché cognato, no? Eh insomma, sì, quindi c'è questo assolutamente. intreccio. Io voglio ricordare il sito internet dove si possono trovare tutte le informazioni, ovvero coordinamentofamigliaffidatarie.it, Ci che è trovate. questo che vediamo qui. Possiamo avvicinarci a tutti i progetti elencati, appunto all'affido, ma anche famiglie per mano. È molto semplice. Voi siete con sede? La nostra sede è a Brescia Sì? e Famiglie per Mano in questo momento sta lavorando molto su Brescia Sud, quindi la zona sud di Brescia è proprio una zona che noi cerchiamo di valorizzare su questo, ma anche c'è un'esperienza anche in zona Gussago, in zona Capriolo Palazzolo, per cui stiamo cercando, perché i bisogni sono ovunque, non sono solo a Brescia Sud, ovviamente. Perfetto, io spero che questo segmento in un modo o nell'altro possa aver dato delle informazioni utili per far sì che poi qualcheduno si avvicini a voi, anche semplicemente per conoscere Ma questa perché bella no? realtà. Si può fare affido, non occorre essere degli supereroi. Si può fare affido, si può fare famiglie per mano. È possibile e bisogna solo avere un po' di disponibilità e un po' di amore da dare. C'è tanto amore da dare, Sì, e anche da quindi ricevere, però, bisogna dirlo. Dare e da ricevere, come sempre. certo. Allora, ringraziamo il nostro ospite Matteo Faini, appunto coordinamento famiglie affidatarie, il progetto che abbiamo anche elencato è Famiglie per Mano. Grazie per essere stato con noi. Grazie, grazie a voi e ai telespettatori. Noi ci fermiamo per un attimo, tra poco.